Mi avevano chiesto le tablature o di fare un tutorial di questa mia versione di Profondo Rosso dei Goblin per chitarra, chitarra e loop, e oggi vi accontento. In quella che è versione che avevo registrato circa 2 anni fa, credo, avevo utilizzato l'RC2 Boss, il loop della Boss, ma si può tranquillamente utilizzare qualunque tipo di loop. Però in questo tutorial vorrei focalizzarmi soprattutto sull'aspetto tecnico chitarristico di questo brano. Cominciamo allora con la prima parte. Allora, innanzitutto la tonalità del brano è in La minore. Come sapete c'è all'inizio una misura di 7 quarti, seguita da 2 misure di 4 quarti, e il giro praticamente è questo. Ok, che si ripete. Cominciamo con le posizioni. Abbiamo una posizione di Re con il Mi a vuoto. Noi suoniamo La, quinta corda a vuoto, il La al secondo tasto della corda Sol e il Mi a vuoto. Quindi, poi abbiamo sempre La e La, Re, poi La, La e Do, indice primo tasto. Quindi mentre faccio una legatura discendente da Do a Si, suono il basso di La a vuoto e poi suono Sol Si a vuoto, quindi sarebbe poi suono un Si e un Fa al quarto tasto terza corda e sesto tasto seconda corda. La ripeto ancora tutta. Ora la parte dei bassi. Notare che questa parte io la suono utilizzando l'indice dell'unghia dell'indice della mano destra come se fosse un plettro. Smorzando le corde con il taglio della mano della destra. Comincio con un La al quinto tasto, sesta corda. Qui abbiamo Re, scusate, Sol, La, Sol, praticamente una pentatonica di La, anche qui ricordatevi sempre che la misura è di 7, quindi è dispari. Quindi quinto tasto, tutto dal quinto al settimo tasto, quinto, settimo, quinto della terza corda, quinto, settimo, quinto della seconda, poi un Sol al quinto tasto, quarta corda e La. Rifacciamola. Poi la ripeto e anche qui alla fine cambia perché la misura diventa 2 misure di 4 quarti. Piano le due parti. Adesso abbiamo la parte che riguarda, questa la suono in appoggiato. Appoggiato vuol dire che quando si suona una corda l'indice o il medio vanno ad appoggiarsi alla corda adiacente. Questo dà sicuramente molto più volume.
Comincio con un semibarré al quinto tasto, suonato sempre con l'indice verso il basso come la mano destra, come se fosse un plettro. Si, do, re, mi, sol, la, ripeto, la seconda volta invece mi fermo sul sol e metto il mignolo perché devo prendere il mi basso al primo tasto per suonare il fa, e questa è la parte invece arpeggiata. Ripeto, allora. Utilizzo il mi a vuoto e gli accordi li compongo con le tre corde centrali sul si, sol e re. L'importante è l'arrivo a questa parte sull'ultimo movimento. Quando suono il mi a vuoto sollevo soltanto il mignolo ma non lo stacco dalla corda, perché mi serve per spostarmi in questa posizione che è praticamente 9-10-9 sulle corde re, sol, si e poi mi a vuoto, quindi è di questa parte 10 9 10 0 10 9 8 0 poi re a vuoto e annullare il mignolo settimo tasto e mi a vuoto, quindi sposto tutto di un tasto premendo anche il re al settimo tasto, sarebbe fine, ricomincia uguale ma ha un cambio di accordi all'interno. Stessa posizione però presa con, invece di prenderla con il anulare medio indice, la prendiamo con medio indice e anulare. Qui suono un si al dodicesimo tasto col mignolo, quindi qui è 10, 9, 8, rifacciamo, sposto l'indice al settimo tasto invece che all'ottavo, dopo vado in La minore, faccio un semibarré nelle
delle tre corde al secondo tasto e metto un re diesis col mignolo al quarto tasto e faccio questa e poi lo sposto al quinto suonando un altro mi. Quindi è perché a un tempo gli accenti sono abbastanza dispari nel movimento, quindi bisogna contarli, bisogna seguire o la mia versione o anche l'originale per riuscire a capire il movimento melodico. Questo è il movimento melodico che c'è sotto gli accordi. Spero che vi sia piaciuto, se avete dubbi o domande, metteteli qui, fateli qui nei commenti, vedrò di rispondervi, grazie.